pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati, oggi vogliamo ricordare una grande band con una puntata speciale, per così dire, come a volte ci capita. Capita ad esempio quando ci sono eventi speciali, proprio come il concerto evento dell'anno dei Guns N' Roses all'Autodromo di Imola il 10 giugno. Un'occasione imperdibile per molti fan, anche perché la scelta di organizzarlo è arrivata dopo un reunion tour in corso da mesi per il gruppo che non tornava in Italia da ben 23 anni, ma che nessuno tra i suoi seguaci aveva per questo dimenticato. I Guns N' Roses, d'altra parte, sono considerati la band più rappresentativa della cosiddetta generazione X, nata quando ormai si pensava che il rock non fosse più di moda, quasi dato per morto. La loro storia è stata costellata di litigi e alti e bassi, ad esempio di furibonde sfuriate del frontman Axl Rose col chitarrista Slash, altro leader carismatico. Nati nel 1985 a Los Angeles, i componenti originari provenivano dai due gruppi degli LA Guns e degli Hollywood Rose. Per questo i membri decisero di unire i nomi dei precedenti gruppi e di chiamare la band appunto Guns N' Roses. Poco dopo lasciarono Guns per divergenze con Rose, ma anche altri componenti come Garner e Adler, così la band trovò l'assetto definitivo solo dopo qualche tempo. Il successo folgorante con l'album di debutto Appetite for Destruction, che vendette oltre 28 milioni di copie in tutto il mondo, inserito al 61esimo posto della lista dei 500 migliori album secondo Rolling Stone, conteneva singoli estratti successi come Welcome to Jungle, Paradise City e Sweet Child Mine, tutti e tre nei primi 10 posti in classifica negli Stati Uniti. La cifra di riconoscimento, oltre al sound rock naturalmente, sono anche i testi che riflettono quello stile di vita senza freni che è stato anche tipico della band, tanto che dopo l'uscita del secondo album, meno fortunato del primo, Steven Adler, Slash e Izzy Stradlin dovettero entrare in terapia per disintossicarsi dalla droga. Adler dovette poi anche essere estromesso dal gruppo nel 90, proprio per i suoi irrisolti problemi con gli stupefacenti. Nel 1991 però l'enorme successo di Use Your Illusion 1 e 2, che oltre ad essere protagonisti delle classifiche, permisero di far conoscere e apprezzare la band anche al di fuori del mondo rock e metal. Il tour seguente fu il più lungo della band e uno dei più mastodontici della storia del rock, con qualcosa come 192 spettacoli in 27 nazioni e fu seguito da oltre 7 milioni di persone. Poi la rottura tra Axl e Slash nel 96, mentre è del 2008 l'ultimo tour dei Guns N' Roses in Italia, anche se senza appunto il chitarrista, per promuovere il modesto lavoro di Chinese Democracy, con un Axl Rose un po' pesantito e con poca voce. Ora invece il ritorno trionfale a Imola con il Not In This Lifetime Tour, che ha già venduto oltre 2 milioni di biglietti nel mondo. Il tutto dopo la reunion appunto della band il 19 aprile del 2016 al famoso Coachella Festival. Presenti molti session men e una scaletta ricchissima di citazioni e cover storiche, da Wish You Were Here dei Pink Floyd a Voodoo Child di Jimi Hendrix, passando poi per Bob Dylan, gli Wings, Eric Clapton e gli Who.